Ciao a tutti, io volevo fare questo video in realtà molto non improvvisato, però inaspettato, perché appunto non mi sarei mai aspettato di fare un video del genere a seguito della notte degli Oscar. Immagino che tutti voi avrete visto comunque quello che è successo ieri sera, che al di là dei premi e tutta la serata e i vestiti meravigliosi, quello schiaffo che ha dato Will Smith a Chris Rock dopo che ha fatto una battuta veramente inappropriata su sua moglie. Allora, io ho un'opinione al riguardo, non penso che tutti noi ce la siamo fatta. Ho visto veramente tantissimi messaggi scritti in varie lingue, sia in giapponese che in italiano, che in inglese, su questo argomento, e devo dire che è proprio una questione polarizzante tra chi sostiene che quello che ha fatto Will Smith sia pienamente giustificabile perché ha difeso l'onore di sua moglie e chi invece ha ritenuto che il suo sia stato un comportamento assolutamente ingiustificabile, dal momento che non si può mai rispondere con la violenza a qualsiasi provocazione. E tra l'altro poi Will Smith ha pure vinto un premio quella sera, quindi cioè è paradossale come una persona che comunque si sia comportata in quel modo gli sia stato dato un premio, cioè perché comunque quello che ha fatto è estremamente grave e non premierei mai una persona del genere, ma allo stesso tempo non premierei assolutamente, più che premiare, cioè cercherei assolutamente di far qualcosa nei confronti anche di Chris Rock, perché comunque quella battuta era assolutamente inappropriata. Allora, io non ho capito bene, perché non conoscevo molto la moglie di Will Smith, però da quel che ho capito aveva l'alopecia e per questo motivo si è rasata. Al di là se avesse o meno questa patologia, se ha questa patologia il discorso è ancora più grave. Praticamente, piccolo premessa per chi non sapesse, questo Chris Ross ha fatto una battuta sulla moglie di Will Smith dicendo che sembra che stia per fare il remake, se si stia preparando per il remake di quel film con Demi Moore dove lei interpretava praticamente il soldato e si era rasati i capelli, appunto. Capite che al prescindere che una donna, comunque qualsiasi persona, può mettersi in qualsiasi stile di capelli, tu chi sei per giudicare o fare battutine, cioè neanche in prima elementare, cioè da una persona adulta la notte degli Oscar la trovo veramente grave. È veramente grave che, nel senso che quella persona sia stata messa in quella posizione di poterlo fare e che anche l'Academy poi, quando si è espressa nel riguardo di questa notte, ha soltanto detto che è completamente contro la violenza e cioè non la condona in qualsiasi sua forma. Però io trovo veramente assurdo come invece la battuta di questo Chris sia passata in secondo piano per via della violenza, perché soffermiamoci un attimo a parlare di questa cosa, cioè questa persona si è permessa di fare queste battute a una donna che magari soffriva anche di una qualche tipo di patologia. Cioè immaginatevi, per una donna che comunque per molte avere i capelli comunque in un certo modo è, ma anche per gli uomini nel senso, è simbolo di bellezza eccetera eccetera, quindi cioè se ha scelto lei di farsi questo stile di capelli, vabbè, le stava anche bene, buon per lei, ma se per caso è il risultato di una scelta data da una sua situazione fisica, l'aver fatto uno scherzo su una cosa del genere per me è grave, è veramente veramente grave. Ovviamente, come potrete immaginare, immaginatevi avere magari una moglie che soffre perché è stata attaccata su determinati temi, venire presa in giro in mondovisione da un presentatore, cioè capite che chiunque si sarebbe arrabbiato. Certo, purtroppo la reazione di Will Smith è stata, non è stata eccessiva, è che ha creato la reazione opposta, perché la gente adesso si è per lo più schierata contro Will Smith, compresa l'Academy, sembra, come giustamente sia, perché non si perdona un comportamento del genere, però appunto la gravità delle parole invece di Chris sono passate completamente in secondo piano e io sinceramente non lo trovo assolutamente giusto. Cioè io so che nei momenti un po' di rabbia e così è difficile controllarsi, però sei una persona adulta, sei in mondovisione, ma anche se non fossi in mondovisione comunque ti devi comportare in un certo modo a prescindere da quello che succede attorno, anche perché se no questa cosa così grave che ha detto questo Chris non riceve l'attenzione che dovrebbe e non viene punita, magari perché appunto la cosa principale che è rimasto di quella serata è la faccia di Nicole Kidman quando reagisce a sta cosa e quello schiaffo. E io lo trovo veramente triste, perché
Al di là del fatto che adesso Chris ha scelto di non esporre denuncia, meno male, perché sennò ci mancava anche quella, anche perché secondo me sono nel torto entrambe. Cioè, è vero che Will Smith ha fatto una violenza, però a suo modo anche Chris ne ha fatta una a sua moglie, quindi, e anche a Will Smith stesso per estensione. La cosa secondo me più grave di tutta questa faccenda è che ci troviamo davanti proprio a una situazione in cui entrambe le parti hanno perso, e è veramente brutto vedere che si sia creata questa narrativa, anche perché ci sono delle persone comunque che hanno tantissimi stereotipi nei confronti delle persone nere, e il fatto che, so che non lo voglio estendere fino lì, però alla fine purtroppo è che la gente comune che magari vede questo atto magari lo percepisce in modo ancora più grave, non più grave, però continui a portare avanti uno stereotipo magari di persona irrazionale, dell'altro come il diverso. Cioè, è quella la cosa secondo me più brutta all'interno di questa situazione, con tutto quello che abbiamo passato. È una cosa veramente che mi rattrista, e mi rattrista vedere come magari per via di queste situazioni viene portato avanti uno stereotipo superato, che non si può mai fare di tutto nel buon fascio, che purtroppo però per via di casi come questo, perché è un caso mediatico veramente allucinante, cioè immaginatevi, alla notte degli Oscar succede una cosa del genere, è veramente grave. Un po' come quando, non lo so, ci sono gli stranieri che magari si comportano da stupidi e si riflettono su tutta la comunità, allo stesso modo purtroppo ci saranno persone che vedranno questa cosa e la estenderanno poi, facendo di tutto l'erba un fascio, anche altre persone insomma di quella categoria. È veramente triste. Io sinceramente lo trovo veramente una grande sconfitta, e spero che casi del genere non succedano mai più, perché non fanno altro che dividerci ancora di più, e soprattutto bisogna pensare prima di dire qualcosa, bisogna pensare prima di fare qualcosa, ma anche chi ha organizzato questo evento avrebbe dovuto controllare di più, perché non voglio che l'Academy se ne lavi le mani così, facendo un post in cui dice noi non siamo contro la violenza, è finito lì, perché anche l'Academy secondo me è lei che ha scelto di mettere lui a presentare comunque quel premio, questo Chris, quindi si deve prendere le sue responsabilità, come Chris si deve prendere le sue responsabilità per quello che ha detto, e come Will si deve prendere le sue responsabilità per quello che ha fatto. L'unica vera vittima, se volete, è la moglie, secondo me, in tutto ciò, e per estensione anche l'intera comunità, che magari ne risentirà, perché appunto si verranno a creare ulteriori stereotipi che veramente continueranno a dividerci. Will Smith ha anche detto che ha fatto questo per amore, perché l'amore ti fa fare delle cose pazze, delle cose crazy. Ecco, questa è un'altra uscita veramente gravissima, perché ci sono stati omicidi per amore, ci sono state veramente una serie di cose terribili che possono portare un pensiero del genere, e è gravissimo esporre un'idea di tale portata. L'amore non ti fa uccidere, l'amore non ti fa alzare la violenza, ti fa fare cose pazze, tipo regalare 100.000 rose, non ti fa dare uno schiaffo a un altro, non ti fa dare un pugno a un altro, e non ti fa uccidere nessun'altra persona. Io penso che queste siano le basi sulla quale dovrebbe fondarsi un amore, un sentimento così profondo come appunto l'amarsi. Questa è la mia opinione. Beh ragazzi, ditemi che cosa ne pensate qui sotto, e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba, ciao!